La Duegna, Stanley William Alter, 1972, incisione su carta 49x60 cm, collezione privata. Uno schema di onde continue creato dagli avvolgimenti di un nastro carica questa ipnotica stampa dal ritmo vorticoso di una sensazione di elettricità. I colori stridenti danno alla composizione, che sembra non avere né inizio né fine, un'acidità che paradossalmente ha anche la morbidezza del velluto. Sebbene provenisse da una famiglia di artisti, da generazioni, Alter iniziò la carriera nell'industria petrolifera, prima di diventare uno dei più importanti artisti grafici del suo tempo, sperimentando incessantemente l'applicazione di nuove tecniche. Fu tra i primi membri del movimento surrealista, ma la sua importanza è legata alle innovazioni nelle tecniche di stampa e incisione. Passò la maggior parte della vita a Parigi, dove nel 1926 fondò il famoso Atelier 17, dove operarono artisti di tutte le nazionalità, come Pablo Picasso, Marc Chagall, Alberto Giacometti e Yves Tanguy. Durante la Seconda Guerra Mondiale si trasferì a New York, ma ritornò a Parigi nel 1950. Ringraziandovi per la visione e l'ascolto di questo video, vi invito anche ad iscrivervi al canale Il Cappello di Irma, attivando la campanellina qua sotto il video per ricevere le notifiche dei prossimi video che pubblicherò. Inoltre vi invito anche a visitare il nostro sito, che è gratuito come il canale, www.ilcappellodiirma.it. Grazie ancora e arrivederci al prossimo video.